Bentrovati Davide Critico. Oggi pagellanze. Pagellanze di Bologna-Sampdoria 1-1. Un'altra prestazione del Bologna imbarazzante. Imbarazzante. Un Bologna che esce sommerso dai fischi, invece che dalle note di Lucio Dalla, perché noi di vittorie ne abbiamo viste molte poche quest'anno. Un Bologna che esce sotto una marea, una bordata di fischi. Un Bologna portato tra l'altro a prendersi questi fischi da Medel, che si comporta come un capitano deve comportarsi, e trascina il gruppo a far capire cosa pensa la piazza di loro, cosa la piazza non vuole più vedere da loro. Quindi Bologna sotto la curva, perché l'impegno in questo momento non c'è. L'impegno in questo momento non c'è e non si vede. Non c'è e non si vede. Lasciamo perdere la formazione iniziale, che abbiamo anche dei visionari, perché noi abbiamo anche preso un visionario. Se la formazione di ieri avesse messa Delio Rossi, avremmo detto, ma cosa sta facendo? Se l'avesse messa Diego Lopez, saremmo rimasti increduli. Se l'avesse messa Donadoni, esterrefatti al massimo. Però dal momento che questa formazione te la mette su Tiago Merlino, tu a Tiago Merlino cosa gli puoi dire? A Tiago Merlino cosa gli vogliamo dire? Cioè, è un mago, è un visionario Tiago Merlino. Lo sai che con un colpo di bacchetta fa diventare Ebischer un'ala. È diventato un'ala. In 3 giorni è diventato un'ala Ebischer. Dominguez, trequartista. Appena vede che Arnautovic, il capocannoniere della Serie A, non gli sta dando quello che vuole, non voglio neanche sapere cosa vuole. Zirkzee, così, da nulla, da nulla. È un mago. Tiago Merlino è un mago, è un visionario. Cosa gli vuoi dire a un visionario? Niente, niente, niente. Lo accompagni coi fischi al tunnel che lo porta a casa sua. Perché, dai, sei un visionario, Tiago. Sei un visionario. Mi hai fatto diventare Orsolini un'ala. Continui a mettermi in campo, Cambiasso. Anche questa volta due centrali che si sono conosciuti in campo, Lucumi e Sumarò. Piacere, ciao, piacere, dove giochi tu? Oh, io destra, tu, io sinistra, giochiamo così, dai, vai, facciamo, proviamo, iniziamo così, poi vediamo come va. È arrivato anche il mago, Tiago Merlino. Ci mancava solo Tiago Merlino. Quando tutto va male, cosa succede? Arriva Tiago Merlino. Tiago Merlino, l'eroe del triplete, che abbraccia Stankovic. Bella scena, bella scena se sei interista. Perché se sei uno che guarda anche solo la partita e non segue il calcio, si addormenta dopo 10 minuti. Però Tiago Merlino ha deciso di mettere immediatamente in luce la sua visione di gioco. Ecco, quando in conferenza stampa dice che quasi tutti i giocatori possono fare qualsiasi cosa, ecco, sembra assurdo pensare che anche lui in questo momento possa fare l'allenatore. Però Tiago Merlino ti fa anche queste magie. Comunque, siamo qua per fare le pagellanze, facciamo le pagellanze. Vestiti da Tiago Merlino. In porta Skorupski ha provato a prendere le farfalle, invece ha preso la testa di Sumarò, che ha provato probabilmente ad alzare come la Coppa Campioni, visto che c'erano i due eroi del triplete. L'ha preso per l'orecchio Sumarò invece che la palla. Però noi abbiamo preso gol. Lucas, se anche tu, che ieri hai fatto una parata, non mi resti concentrato in quella mezza situazione, siamo spacciati. Siamo spacciati. E io ti devo dare 5. E io ti devo dare 5. E non riesco ad arrabbiarmi troppo con te perché c'è chi ha fatto peggio. Però io a te ti do 5. Difesa. I due centrali che hanno iniziato anche loro a fare uno speed date. Noi tutte le partite abbiamo uno speed date tra i centrali. Si siedono. Ding, ding. Ciao, come ti chiami? Ah, io da Mossomaro. Io Lucumi. Ah, beh, si conoscono lì. No, iniziano a fare public relation. I primi 10 minuti non ci capiamo un accidente perché loro si stanno conoscendo. Comunque Lucumi 6 non ha fatto una brutta prestazione. Ha tenuto la posizione e mi sembra anche che dimostri in campo di avere una certa esperienza. Sumarò, non mi è piaciuta per niente la situazione del gol, è un concorso di colpe, perché se quell'altro è uscito a cercare le farfalle, non ho avuto modo di capire se gliel'ha chiamata la palla. Fatto sta che è concorso di colpe. Gli do 5,5 invece che 5, perché comunque se lui non mi fa quell'entrata alla Cannavaro alla fine, noi la perdiamo pure con la Samp. Noi la perdiamo pure. Gli esterni, Licoianis ha giocato poco, speriamo non si sia fatto troppo male, però quando è stato in campo, inguardabile, inguardabile, sembra un birillo e poi tutti gli girano intorno. Dai,
giro intorno, dai, esperienza o non esperienza, è un monolite, è un monolite. Poi, adesso, io non voglio dire niente di eccessivo, però quando c'è la palla sulla tre quarti, c'è un calcio di punizione per noi, ok? Mi spieghi? Vabbè che abbiamo Thiago Merlino in panchina, però mi spiegate una cosa, cioè, da noi fa gol uno. Uno, non tanti, uno. Le punizioni, ma anche le rimesse laterali, anche i calci d'angolo deve tirare Arnautovic, capito? Se c'è un calcio d'angolo, lui deve battere il calcio d'angolo lento in modo tale che riesca anche ad andare in mezzo per colpirla di testa. Non esiste che c'è la punizione sulla tre quarti e sul pallone ci siano Orsolini e Lykoianis. A parte che è pericoloso che tutte le volte la palla viene sassata in curva in 200 all'ora, è pericoloso, c'è gente che ha pagato non per prendersi una pallonata in faccia da quei due lì. Primo punto. Seconda cosa, ci piacerebbe anche fare gol ogni tanto. Quindi, quando c'è una punizione, un rigore, qualsiasi cosa in cui la palla viene data ad un giocatore, Arnautovic. Cioè, non è che ce ne sia. Arnautovic. Thiago Merlino, Arnautovic. Basta. Basta. Sperando che Thiago Merlino non l'abbia già sostituito. Ecco. Per quanto riguarda l'altra fascia, io alzo le mani. Io alzo le mani. Alzo le mani perché per far giocare Cambiaso bisogna essere divisionari. Io non so cosa ci vedono gli allenatori, però in questo momento non l'ho visto una volta fare uno stop o un passaggio che portasse al mantenimento del possesso palla nostro. Cioè lui tutte le volte che tocca la palla, matematicamente è palla degli altri. È incredibile, è incredibile, è incredibile. Quindi Cambiaso 4 e non ho più parole. Ma sono sincero, non lo vorrei neanche più vedere titolare. Ma per niente. Questa cosa che è duttile, che può giocare da una parte e dall'altra, cioè non regge più. È duttile perché può stare in panchina, ma anche in tribuna in questo momento. Questa è la sua duttilità. Cambiaso 4. Ah, ma è più. Lykoianis prima 5, mi ricordo se l'ho detto. Centrocampo. L'estro. Il centrocampo estroso, la magia. Dominguez trequartista. Dominguez trequartista anche 6 e mezzo. Dai, ha fatto gol, ha preso la traversa, però è un pesce fuor d'acqua. Dai, lo vedevi lì che correva sulla tre quarti, che neanche lui sapeva dove stare. Dai, non ci prendiamo in giro. Cioè, tutto molto simpatico. Ebischer che corre, Dominguez trequartista che sembra volesse fare, non so, insigne della situazione. Lì in mezzo, Bassettino, gli mancava il dissi nella schiena, però. Cosa ci sta a dire Dominguez lì in mezzo? Cosa ci sta a dire? Cosa ci sta a dire? A parte che neanche Insigne faceva trequartista. Comunque, cosa ci sta a dire? Cosa ci sta? Niente, niente, niente. Dominguez trequartista. Io la prossima settimana posso aspettarmi anche scout in terzino se vedo Dominguez trequartista. Io nella mia vita avevo poche certezze. Ma tu così me le distruggi completamente. Completamente. Di fianco, Scouten, a proposito, non ha fatto il terzino, ha fatto il mediano, 5 e mezzo. Ha lottato, quindi gli diamo un 5,5, non gli do la sufficienza perché non basta lottare contro una Sampdoria che è totalmente alla nostra portata. Bisogna fare anche qualcosa di più a livello di geometrie, di idee poche, idee molto molto poche, anche qualche passaggio non sempre preciso, non va bene. Non va, già siamo in difficoltà nel stoppare il pallone, se poi glielo passi 10 metri indietro, buonanotte. Sempre rimanendo a centrocampo, Medel 6, capitano. Io la sufficienza gliela do perché corre, lotta, suda, lo vedi che dà tutto per la maglia, quindi non ti puoi neanche arrabbiare. E in questa Serie A fa anche la differenza. In questa Serie A Gary Medel fa anche la differenza. Io l'impegno dal capitano del Cile lo vedo sempre. E adesso è anche il capitano del Bologna. E il fatto che alla fine abbia portato anche tutta la scolaresca sotto la curva per farsi prendere gli insulti e i fischi, io lo trovo un gesto da capitano. Per quanto riguarda le fasce, perché così dobbiamo chiamarle, le fasce, partiamo da buon Orsolini, 4. 4. A parte che un'entrata del genere, come hai fatto quella contro il giocatore della Samp, alla fine, se io sono l'allenatore o l'arbitro, ti metto fuori. Uno col cartellino, uno con un cambio, perché un'entrata del genere non esiste. Giochi in Serie A, sei un professionista, non esiste che perdi la lucidità in quel modo. Proprio non è ammissibile. Non hai fatto un passaggio giusto, non hai fatto una scelta giusta. Hai giocato in tutti i ruoli del mondo a Bologna. Basta, basta, basta. Dai, ragazzi.
sta diventando tragicomica la situazione. C'è stato un momento che mi faceva veramente tenerezza. Mi faceva tenerezza. Era sempre per terra, non stoppava un pallone, non faceva una scelta giusta, non saltava neanche una sedia. Cioè, è andato in panchina, c'erano le panchine, probabilmente si è scontrato contro un seggiolino, cioè non riesce a saltare niente. Nulla, è inutile, se non dannoso perché perde dei palloni che possono essere sanguinosi. Cioè, Orsolini 4, e se lo vuole il toro, ciao! Dall'altra parte Ebischer. Io, Ebischer, credo che al di là della magia di Tiago Merlino che ti ha messo ala, tu non troverai mai più nella tua carriera un giocatore come Marco Arnautovic che riesce a mandarti due volte, perché ragazzi è successo due volte, in porta. Io non so se Neymar e Messi riescono a mandare Ebischer in porta due volte. Io solo per questo ad Arnautovic darei 15 come voto. Perché riuscire a mandare in porta il buon Ebischer, vi assicuro che non è facile. In tanti, sugli spalti, l'hanno mandato ma non era in porta. Però vi assicuro che non è facile. Comunque Ebischer, abbiamo capito che anche ala, oltre che centrocampista e qualsiasi altra cosa, in questo momento è pochissima roba. È pochissima roba. Cioè Ebischer va bene se me lo metti su gli ultimi 10 minuti quando sto vincendo 3-0. Basta, in questo momento è quel tipo di giocatore lì. È di più, non me l'ha dimostrato. Mi dispiace, ma non me l'ha dimostrato. Per quanto riguarda centravanti, mi dispiace anche che anche alla fine sia stato anche lui parte del gruppo che si è preso i fischi e quant'altro. Arnautovic è un giocatore che a Bologna passa ogni 10-15 anni, è un giocatore estremamente forte, completamente fuori dalla portata di un Bologna, è estremamente più forte. Ieri, anche ieri in campo c'era Arnautovic e altri 21 giocatori intorno. Non ci sta a dire niente, è troppo più forte. E ha fatto comunque anche ieri la sua differenza, perché ti ha mandato in porta due volte Ebischer, il gol di Dominguez nasce proprio da una sua intuizione. E più di così a un ragazzo non gli si può chiedere. In un calcio d'angolo della Samp era lui sulla linea che spazza la palla, in scivolata sull'esterno ci va lui per riuscire a recuperare i palloni. Cioè, è un gladiatore, è un fenomeno, è un giocatore che può tranquillamente essere da Real Madrid, da Manchester United, magari non titolare, però può giocare in quelle squadre, dai. Adesso io non lo vedo fuori ruolo, se mi dicessero domani che va anche solo a fare panchina al Real. Io non lo vedo così fuori ruolo e non mi sembra che lo stia sopravvalutando, perché è un giocatore che è stato anche nelle mire delle nostre squadre di Serie A di alto livello. Per quanto riguarda, gli do un 6,5. Per quanto riguarda le riserve, Lollo, 5, se diventare così stai fuori, che l'hai preciso. Ferguson 5, ha fatto più falli che volte che ha toccato il pallone. Sansone 5, solita roba, gira, frulla, cade. Soriano 5, l'inutilità totale, non so neanche più come dirlo, cioè, totale. Zirze 5,5, qualche pallone l'ha tenuto su, però essere pericolosi è altro. Passiamo a Tiago Merlino 4, e sono anche forse largo, perché sei un mago, quindi io rispetto la tua magia e non ti do 3,5. Però ammetto che sostituire Arnautovic, mettere Dominguez trequartista, Ebischer ala e Cambiaso da una parte, Orsolini ala dalla parte opposta, beh, bisogna comunque avere grande estro e grande coraggio. Sto rimpiangendo Vigiani lo sto rimpiangendo. Comunque ti ricordo di iscriverti al canale, mettere mi piace al video e di andare su Instagram a seguire la pagina Davide il Critico per nuove magie.